Fofo? Fofo l'ho visto in macchina, era seduto sui sedili posteriori e effettivamente molto provato, ricordo forse anche in lacrime, mi ha raccontato nuovamente quello che aveva già detto, credo, al suo avvocato nella mattinata e poi ripetuto ai militari. Fofo conferma al maggiore Jacobone di aver ucciso un ragazzo, ma non riesce a fornire dettagli più precisi perché è ancora sotto shock. Afferma comunque di aver commesso l'omicidio uno o due giorni prima, assieme a un suo amico che si chiamerebbe Marco Prato e che il cadavere si troverebbe ancora nel suo appartamento, al decimo piano di un palazzo di via Igino Giordani. Una strada della periferia est di Roma. Lasciato Fofo in macchina con dei militari, sono subito salito al decimo piano della palazzina di via Igino Giordani. Non sapevo cosa mi aspettava effettivamente dietro quel portone. Poteva esserci di tutto, poteva esserci l'altro indagato, poteva esserci un cadavere oppure poteva non esserci nulla, perché tutto era, diciamo, frutto dell'immaginazione. L'appartamento era stato messo a soqquadro nella parte sinistra dell'abitazione e nel bagno, ma anche nella camera da letto, iniziamo a vedere le prime tracce ematiche, le prime macchie di sangue.